It's a beautiful day. Simon! Simon! Andiamo ragazzi, alto, magro, era a piedi, potrebbe essere chiunque. È stato un attimo, poi è subito scappato via. Con la valigetta? Sì, forse voleva quella. Se vi venisse in mente qualcos'altro chiamatemi, intesi? Ok. Mi raccomando. Grazie. Possiamo spostare il corpo? Sì, con le foto ho finito. Grazie. Vai di fretta oggi? Come sempre. Ok, il coltello è ancora conficcato, non era un professionista. La lama è penetrata fra le costole perforando il polmone destro ed è morto subito. Guarda se ha qualcosa nelle tasche. Cellulare, chiave della macchina, nessun documento. Beh, accontentiamoci di aver trovato il coltello, almeno il colpevole è disarmato. Oppure ha un'altra arma. Trompeter, per il mandato di ricerca, comunica che è armato, massima prudenza. Dov'è Paul? È con l'autista dell'autobus. Bene. Come fa a continuare dopo quello che è successo? Certo, come no. Adesso mi metto ad aspettare che lo prendiate, così rischiamo di fare notte. Va bene, ho capito.
Lei non l'ha visto in faccia, vero? Io guardo la strada, mica la vettura. Sì, giusto. Ma avete la telecamera? Mi serve la memory card. Agli ordini. Come faccio a dimostrare che l'ho consegnata a lei? Beh, il caso vuole che io lavori in polizia. Comunque, deve firmarmi una ricevuta. Sì, aspetta e spera, cretino. Cretino. Salite, abbiamo perso un sacco di tempo. Avanti, datevi una mossa. I surfisti non hanno visto niente. Notizie da Paolo? Hai il filmato della videosorveglianza. Molto bene, ci vediamo alla centrale. Hai sentito? Questa non me l'aspettavo. È inutile che tu venga qui, lo conosco. Sono passati un paio di anni, al tempo faceva il protettore. Till Sumner. Fa attenzione. Probabilmente è armato. Sì, ma è un vigliacco. Lo conosco abbastanza per poterlo dire. Ha già precedenti simili? No, è soltanto un maledetto bastardo. Till Sumner sa di non avere molto tempo. Forse ha anche capito che noi gli stiamo addosso. Già, e allora? Beh, magari... Aspetta un momento. Ehi, aspetta. Chiediamo i rinforzi, va bene? Sì, perdiamo tempo. La valigetta, il sangue, il DNA. Più noi aspettiamo e più lui riesce a distruggere le prove. Ok. Polizia! Till Sumner! Venite a liberarmi! Razzati bastardi! Avete rischiato di fare fuori un comune! Non lasciatemi così! E tu, che diavolo fai? Adesso devo fare qualcosa, credi! È andato! È andato! Accidenti, avremmo dovuto aspettare rinforzi, te l'avevo detto! Allora, che volete fare? Cerca di darti una calmata. Io non mi fido di questo. E tu sta zitto! Avanti, chiama Vera adesso. Ti faccio la stessa domanda, ma devi darmi una risposta migliore. Dov'è la valigetta? Quello che c'è nel tuo appartamento è praticamente tutto rubato. Bus e treni rendono bene? Va al diavolo, Paul. Che ti è successo, Till? Una volta eri un pezzo grosso, una specie di gallo nel pollaio. Mi invidiavi, di la verità. Il re del bordello. È vero quello che dicono? Che quello che non hai speso in prostitute l'hai tirato su con il naso? Come agisce, signor Sumner? Lei sale su un autobus, si mischia tra la folla e prende quello che capita, oppure... Oppure cosa? Crede che prima io mi faccia un disegnino. No. Perciò la sua vittima odierna era del tutto casuale. Beh, oggi sarà stato il mio giorno fortunato. Fortunato? Che cosa ti dice il cervello, Till? Qui ci sono ben due cadaveri. Lei è in arresto per omicidio. No. Di quel tizio elegante al parco. Aveva una pistola o sbaglio? Allora sono a posto. Legittima difesa. Da quello che vedo se ne intende. Abbastanza. Ho rubato una valigetta. Andiamo. Parliamo di una sciocchezza.
Una sciocchezza, Paul. Non immaginavo che avrebbe dato di matto. Una sciocchezza. Oh, accidenti. Il suo visitatore, lo conosceva? Lui lo avete steso voi. Non so chi fosse. È entrato in casa mia come hanno fatto i suoi uomini. Anche lui voleva la valigetta. Che lei aveva già nascosto. Ma sì, certo, è naturale. Non li avevo neanche contati. Sono 2 milioni. Rifiuti il colloquio con lo psicologo? Quando ti è successo lo hai fatto anche tu. Comunque ti senti bene? Sì. Cosa sappiamo della vittima dell'Eisbach? Si chiamava Mark Wiesmann, 51 anni. Risultava senza lavoro né domicilio. Però aveva una macchina costosa. Ha un'automobile ma prende l'autobus. Perché? I timbri sul biglietto indicano il percorso che ha fatto attraverso Monaco, che però non ha alcun senso, non ha fatto che andare su e giù. Gli telefonavano e lui si muoveva. Chi l'ha chiamato? Non lo so, cellulare rubato e carta prepagata. Sempre così, lo chiamano e prende la metro, lo chiamano e prende il bus. E così via. Con 2 milioni di euro nella valigetta. Sì, e non era da solo, guarda. È lo stesso uomo a cui hai sparato. Forse lo seguiva a distanza. Lo teneva d'occhio e lo obbligava a cambiare spesso mezzo di trasporto. Per vedere se era da solo? Già. Si trattava di una consegna di denaro. Il ladro gli ha rotto le uova nel paniere. Puzza di illegale. Sì. L'imprevisto sull'autobus ha ostacolato la consegna. La cosa è ancora in piedi. Signor Trompeter? La aspetto. Un momento solo. Sai dove è iniziata la caccia al tesoro? Sì. Allora trova la macchina, Trompeter. Ha un attimo per me, signor Huber. Signora Lance, si tratta di un'indagine interna. Del resto era del tutto inevitabile. Sa come funziona quando a un agente capita... Guardi che non è una passeggiata neanche per lui, signor Huber. Le consiglio di sollevare il collega dal caso fin da subito. Io so bene cosa succede dopo un evento simile. Si rimane soli. È sotto la mia responsabilità. La responsabilità è la sua. Come suo è il reparto. Vera. Per caso hai parlato con Trompeter? Che cosa dovrei dirgli? Grazie. Perché avremmo dovuto aspettare davanti alla porta? Perché? Beh, siamo stati sfortunati. Chi poteva immaginarlo? Novità dalla scientifica? Altro che. Impronte digitali. Da non crederci. Non farla troppo lunga, Paul. Sono rimasto di stucco. Stefan Hartig, Fondazione Kranzberg. Hartig. Quei 2 milioni di euro sono di Stefan Hartig. Nel nostro database abbiamo le sue impronte. Posso sapere perché?
Perché con la sua prestigiosa fondazione Kranzberg fa parte della mafia di Monaco. Signora Lance, fino ad oggi queste sono state solo congetture. Certo, per il signor Hartig l'indagine su di lui non è un fiore all'occhiello. Ma non abbiamo alcuna prova, giusto? Secondo lei Hartig è pulito, signor Huber? Non ho mai detto questo. Voglio solo cercare di evitare un altro fiasco. Ora la prego di scusarmi. Voglio la sua valutazione. Quel bastardo ci è già sfuggito una volta. Di sicuro non accadrà ancora. Non mi riferisco ad Hartig, ma all'incidente di Trompeter. Aspetto il suo rapporto. Ciao, Vera. Ciao. Allora? Non mi risponde. Quindi? Quello a che serve? Ad aprire il garage. Ah. Andiamo. Salve, signor Hartig. Vedo che si muove come stesse a casa sua, signora Lance. Abbiamo trovato la sua auto. Ah. E il suo dipendente, Mark Wissmann. Abbiamo trovato anche lui. Non è un mio dipendente. Wissmann lavora come libero professionista per me. In quale veste? È il mio consulente per la sicurezza. Allora è per questo che aveva una pistola. Perché? Cosa è successo? L'hanno pugnalato. All'Eisbach. Ora il suo consulente è all'obitorio. E questo vale anche per il suo secondo uomo, l'ombra di Wissmann. E il signor... Possiamo entrare? Naturalmente. Non lo conosce? Mark Wissmann e questo signore stavano viaggiando insieme sui mezzi pubblici di Monaco. Era coinvolto anche lui. Era interessato alla valigetta. Forse perché lei voleva recuperarla? Mi scusi, ma non riesco a seguirla. A chi doveva consegnare quei 2 milioni di euro? E perché? Non so di cosa stia parlando. Li abbiamo noi, quei soldi. Su un autobus un ladro ha rovinato i piani del suo corriere rubandogli la valigetta. Allora lo sapete che sono i miei soldi. Sì. Ne esigo l'immediata restituzione. Spiacente. Ci sono di mezzo 2 cadaveri. Suoi i soldi, mio il caso. Vuole giocare? Le consiglio di stare attenta, signora Lance. Non mi sembra opportuna una minaccia in questo momento, signor Hartig. Il signor Wissmann aveva l'incarico di portare i miei contanti in banca. Non c'è niente di illegale in questo, non è d'accordo? Se lo dice lei. Come si chiama lo scippatore? Non ci provi. Le consiglio di stare attento. Cosa pensava di fare? È chiaro che un tipo come Hartig non dice niente. Non si tratta di quello che dice, ma di quello che mostra. E cosa mostra? Paura. Paura?
C'è sotto molto più di un affare illegale o di soldi in nero, Trumpeter. Cosa voleva comprare con 2 milioni di euro? Chi manda in giro qualcuno per tutta la città ha lo scopo di restare anonimo. Era una consegna anonima in contanti. Di cosa poteva trattarsi, eh? Di un rapimento. Esatto. Cerchia di Artig, chi può valere 2 milioni di euro? Dunque, il fratello è in prigione. Che mi dici del figlio? Dovrebbe avere 25 anni. Jacob Artig, detto Jay. Chi frequenta? L'ambiente mondano di Monaco. Non diventerà vecchio se va avanti così. È spesso coinvolto in risse. Non c'è altro? No, è tutto qui. Anche se di solito dove c'è un figlio c'è anche una madre. Si è tolta la vita 13 anni fa. Beh, allora è il figlio che potrebbe essere vittima di un rapimento. Hai il suo indirizzo? Sì che ce l'ho. E ci vado subito. Paul. Sì. Porta Trumpeter con te. Oh. Niente male. Beh, che fai? Adesso ti spaventi davanti a ogni porta, Ian. Invece tu sei un vero uomo, no? Oh, lascia perdere gli uomini veri. Comunque ne ho passata qualcuna più di te e forse ho più esperienza. E a cosa è servita la tua esperienza, oltre al fatto che pagherò io la sciocchezza che hai fatto tu? Che vuoi, che ti accenda un cero come si fa con i santi? Senti, vai al diavolo. Vuol dire che restiamo fermi davanti a una porta? Vuol dire che l'ultima volta tu hai deciso che dovevamo entrare e io ho dovuto sparare a un uomo. Sei tu che hai deciso. Tu hai deciso di estrarre la pistola. Tu hai deciso di sparare. Tu hai deciso di diventare uno sbirro. È una tua decisione. Ora hai finito di ragnarti? Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Mit meiner Sehnsucht und meinen Träumen bin ich bei dir. Mein Darling, du bist allein. Se la sono spassata. La festa è finita, tutti fuori. E lei, Jacob Artig? Voi non eravate alla festa, vero? Mi manda l'amministratore. No, siamo della polizia. Allora è facile. Violazione di domicilio e abuso d'ufficio. Andate. Già, da un'occhiata qui. Il signore è stato ospitale. Detenzione di droga uguale arresto. Andiamo. Non potevate entrare in casa mia. È vero. Non eravamo invitati al suo festino. Festino? Ma da quale secolo viene lei? Al festino c'era la cocaina. Di ottima qualità, dice il laboratorio. Perquisire la mia casa è stato illegale. Già. Allora diciamo che adesso siamo pari. E per il momento va bene così, perché è chiaro che lei non è stato rapito. Così come è chiaro che lei è un genio. Suo padre per chi pagherebbe un riscatto di 2 milioni? Lo chiedo al Lord in persona, milady. Stammi a sentire, bello. Con la cocaina ti abbiamo fregato, quindi al posto tuo io sarei un po' più collaborativo. Due milioni? Non li pagherebbe per me. Quindi lei non ha un buon rapporto con suo padre? È un vero maniaco del controllo. Me ne sono liberato, non ne ho bisogno. Come disse il figlio, senza lavoro, senza reddito, ma con una macchina che vale una fortuna. Invidioso? Paul, quel bel giocattolo è soltanto un modo per farsi perdonare. Ah, davvero? Sì.
Lei incolpa suo padre della morte di sua madre. Questa idea si è rivelata vantaggiosa nel corso degli anni. Sciocchezze. In questo modo lui... Mio padre ha ucciso mia madre, è questa la verità. Lui e la sua stupida governante. Chi? Johanna Erlicher. È questo il suo nome. Era la nostra bambinaia. La sua bambinaia? E quella di mio padre da piccolo. Quindi suo padre si fida di questa donna? Una bella cosa, no? E questa Johanna Erlicher continua a vivere ancora insieme a suo padre nella sua villa? Sì, hanno un solido rapporto. Per questo mio padre ottenne il mio affidamento e non mia madre. E la cosa l'ha uccise. Con tutto il rispetto, signora Lance, ma non ho tempo, mi dispiace. Non cercavo lei, ma la signora Erlicher. È in vacanza? È partita? È malata? L'ha licenziata? Per favore, tagliamo corto, signor Artig. La sua governante non c'è. È stata rapita. Aiuto! Ho sete! Vi prego! Vi prego! Ho bisogno di bere. Nessuna traccia di colluttazione? No. Quando l'altro ieri sono tornato, non era in casa. La porta era aperta. Suppongo che sia stata lei ad aprirla ai suoi rapitori. Non ha un sistema di sorveglianza? Non lo ritengo necessario. Certo. Come recita il detto, cane non morde cane. Johanna non è solo il cuore di questa casa. Mi ha accompagnato per tutta la mia vita. Sa qual è il significato del nome Johanna? Dono del Signore. Per molti versi è proprio così. Io devo molto a questa donna, quasi tutto. Una foto recente potrebbe essere molto più utile. Per farne cosa? Si sono già fatti vivi. Ora vogliono 4 milioni. Mi servono i miei soldi. Quei 2 milioni. Non è così facile, signor Artig. E poi dove prenderà i restanti 2 milioni? Che cosa vuole esattamente da me, signora Lance? La verità. 2 uomini che erano al suo servizio sono morti. Il secondo ce l'ha sulla coscienza, il suo collega. Mi serve ogni dettaglio. Devo sapere tutto per poter risolvere entrambi i casi. In cambio voglio i miei soldi. Me ne occuperò di persona. Però deve pensarci la polizia. Abbiamo specialisti in rapimenti. Specialisti? Ah, voglio proprio divertirmi. Crede che voglia mettere in pericolo la vita di Johanna fidandomi di quei dilettanti là fuori? No, grazie. Niente poliziotti, chiaro? Di chi sta parlando? Scenda dalla macchina, polizia. Senta. Avanti, esca! Sezione criminalità organizzata, secondo reparto, commissario... Werner Lidl, ok? Posso riavere il mio tesserino? Prego, collega. Grazie. Tutto a posto? Niente affatto. Cosa cerchi da Stefan Artig e perché lo sorvegli? Perché? Allora hai proprio voglia di scherzare. In passato hai già fatto la conoscenza di quell'uomo, giusto? Sai benissimo chi è Artig veramente. Sai del rapimento di una sua dipendente? Ne possiamo parlare nel tuo ufficio? Da quanto tempo segui Artig? Da parecchio.
Sapevi di questo rapimento, ma non l'hai denunciato. Hai pensato anche solo per un secondo a Johanna Erlicher. Artig non avrebbe mai collaborato con la polizia. È la tua risposta? Sì, la mia risposta è questa. Tu non hai mai lavorato in autonomia. Un'indagine criminale comincia sempre dalla fine. Per te con il cadavere, per me con il bottino. Parlo di quattrini, capisci? E senti questa, Artig è senza un soldo. Stefan Artig non ha un centesimo. Quell'uomo manda avanti da solo l'economia di Monaco. Già, è vero. Con un'immagine impeccabile. Uno così lo rovini soltanto se sai dove sono i suoi soldi, solo quando li puoi rintracciare. E allora? Niente da fare. Non ha conti segreti né in Germania né all'estero e non ha niente neanche sotto il materasso. Ha fatto milioni a palate. È straricco. Ma non si può dimostrare. Ora la domanda è: dove tiene i soldi? Chi ha il suo denaro? Però 2 milioni in contanti è riuscito a rimediarli. I lavori vanno avanti e siamo ampiamente nei tempi. Però non possiamo permetterci ritardi, soprattutto nelle questioni economiche. Alla base di tutto c'è la fiducia. Sono io il primo a dire certe cose. Di solito sei anche il primo a firmare l'assegno. Che succede, Stefan? Con me puoi parlare? Ho solo dovuto fare dei cambiamenti. Mi serve ancora qualche giorno. Dai, a me puoi dire la verità, no? Lidl non troverà mai i soldi di Artig in modo diretto. Non con i soliti metodi, e lo sa anche lui. Quindi? Utilizza un avatar. Un cosa? Neanch'io ci avevo pensato. Artig deve aver occultato capitali grazie a un prestanome. Una persona affidata e incensurata. Secondo il figlio e il nostro collega Lidl, Artig si fida solo della governante, Johanna Erlicher. Non è necessario che lei sappia cosa accade. Basta che firmi ed è fatta. Diventa una ricca ereditiera che investe all'estero. Basta che stia scritto sulla carta. Vuoi dire che Artig ha bisogno dell'Erlicher per arrivare al suo denaro sporco? Sì, per questo vale tutti quei milioni. Chi sa dell'importanza di quella donna? Può darsi Jay, il ragazzo. Interroghiamolo di nuovo. L'abitazione e i luoghi di lavoro di Artig sono le chiavi di volta del rapimento. Quali progetti sta realizzando la Fondazione Kranzberg? Ha un cantiere molto grande a Sendling. Molto bene. Rapita? Perché me lo dici solo adesso? Speravo di risolvere subito il problema. E ora la polizia ne è informata, vero? Esatto. Conosco il commissario Lance, è una che non molla. Non va bene. Questa proprio non ci voleva. Sì, questo lo so anche da me! Adesso vogliono il doppio perché la consegna è fallita. Non possiamo avere problemi. Conosci le nostre scadenze. Quanto puoi darmi per la mia quota? Ti rendi conto a quale affare stai rinunciando? Stefan, devi pensarci bene. Non ho via d'uscita. Quanto? Più di 2 milioni non posso darti. Mi servono adesso. Subito. Conosce le mie condizioni. Quando è la consegna? Bene, signor Artig, ci sentiamo. Artig Junior è in sala interrogatori. Grazie. Adesso lavori a braccetto col padre? È solo una scelta forzata, Trumpeter. Per lui come per noi. Così potrà riavere la sua valigetta piena di soldi. È stato concordato col magistrato. È stata una decisione difficile. Ma soprattutto sbagliata. C'è una vita umana in gioco. Quei soldi sono parte di un'indagine per omicidio. Sono il motivo per cui ho dovuto sparare a un uomo. Questo lo so. Mi spieghi perché adesso collabori con Artig? Faccio questo? Sì. Vuoi arrivare alla governante per capire quello che sa. A ogni costo. Come ho detto, è una scelta forzata. Un'altra volta. Tutta questa buffonata da capo. Suo padre le ha chiuso tutti i rubinetti. Dico bene? L'amore di papà è finito. Niente più paghetta per Jay. È sul lastrico. Mi voleva in ginocchio. Per mio padre è sempre stata una questione di potere.
ma con me non funziona. Non più. Però lei ha bisogno di denaro. Sì. Non farete sul serio. Avrei rapito io la vecchia. Forse non è stata una grande idea, vero? Non c'erano tracce di colluttazione in casa. Per di più, la governante ha aperto la porta ai suoi rapitori. Lei sa esattamente in quale tipo di affari è coinvolto suo padre. Conosce i suoi sistemi e conosce la governante. Io conosco lui. E crede che voglia mettermelo contro? Davvero? Allora non conosce mio padre, signora Lanza. Lei intasca i soldi e fa sparire la governante. Non ha niente da temere. E suo padre è sistemato. Per sempre. Chi ha rapito Johanna è un uomo morto. Lei dov'era l'altro ieri sera? Perché? È sparita da allora. Non so, non ricordo. Festeggiavo con degli amici, ero ubriaco. Ok? Aiuto. Se io non uscirò più da questo posto, allora preferisco morire subito. Progetti così grandi destano sempre sospetti. Soldi sporchi? A Sandring si costruisce solo con denaro sporco. Si potrebbe dimostrare. Vera. Quelli sono dei professionisti. Artig è il committente e pensa alla progettazione. E Klaus Ludwig è il titolare della ditta edile. Anche lui è un pezzo grosso qui a Monaco. E poi vendendo e affittando assume tutto una forma ufficiale. E da soldi sporchi escono fuori profitti puliti. Grazie, Trumpeter. Prego. Posso fare qualcos'altro? Mm-mm. Non vuoi tornare a casa, eh? Ti torna in mente l'immagine della sparatoria. Volevi parlarmi? Abbiamo finito. A domani. A domani. Buona serata, Paul. Anche a te. Birretta? Sì. Perché le interessa il progetto edile di Sandling? Perché le interessa saperlo? Il suo collega Trumpeter ha richiesto il fascicolo su Artig. E allora? Diciamo che la cosa mi meraviglia. Per quanto riguarda il rapimento, Stefan Artig è dalla nostra parte. Stefan! Non sono solo. Gli specialisti dei casi di rapimento. Spero tu sappia quello che fai. Vieni. E l'indagine per omicidio non riguarda lui. Il fascicolo che il suo collega vuole visionare non esiste. Non c'è niente sul signor Artig al momento. Se permette, cito le parole del collega Lidl. Alla sezione si indaga su di lui da una vita. Il commissario capo Lidl? Sì. Mi dispiace che tu esca dall'appalto. Già. Abbiamo lavorato molto al nostro progetto. Non li vuoi contare? Mi fido di te. Buona fortuna. Qui la fortuna non c'entra.
Accidenti, per poco non mi prende un colpo. Che ti è saltato in mente, Lance? Mi dispiace. Stai ancora osservando Artig? Perché la tua copertura è saltata? Magari ci sarà un'altra consegna. Artig dispone di 2 milioni, ma gliene servono 4. Questo lo sapevi? Aspetta. Che cosa vuoi fare? Dovremmo unire le nostre forze. Vogliamo entrambi prendere Artig? Sì, noi siamo nella stessa squadra, Lance. È una cosa piuttosto ovvia, no? Tu osservi Stefan Artig da molto tempo. Suo figlio. E adesso anche il suo socio. Conosci il suo mondo meglio di chiunque altro fra noi. Sono più di 10 anni che sto cercando di incastrarlo. Allora sai che la governante è il suo prestanome? Perché non mi hai detto niente? Tu sai molto bene quanto lei sia importante per Artig. A che cosa ti sarebbe servito saperlo, eh? Tu stai alla squadra omicidi e io alla sezione criminalità organizzata. Le indagini sono finite da un pezzo. Tu non hai più l'incarico, ma non vuoi smettere. Allora adesso dovrai fare rapporto. No. Per i tuoi colleghi il tuo comportamento è ossessivo. Ma io so con chi hai a che fare, Lidl. E hai tutto il mio appoggio. Per questo ora sei qui, per dirmi questo. Da adesso niente più segreti. Noi due lavoriamo insieme. Siamo d'accordo? Sì, siamo d'accordo. Bene. Non dimenticate, è uno di noi. Tenetelo d'occhio, ma con discrezione. Si è incontrata con Lidl e non l'ha arrestato? No. Per quale motivo? È chiaramente coinvolto nel rapimento e i suoi colleghi dicono che ormai è andato fuori di testa. Sì, lo so. Si tratta di una geniale mossa di scacchi. Lei trova? Lidl vuole incastrare Artig e sa bene quanto sia importante la Erlicher per lui. Sei davvero lui il rapitore, non dobbiamo innervosirlo e tantomeno arrestarlo, giusto? Lo faccio tenere d'occhio, magari ci porta alla vittima. Mi sta bene. Apra questo cancello. Signora Lance, cosa fa qui? Lui è dentro? Non dovevamo tenerci a distanza. Artig! Tra di noi c'era un accordo. Sì, e io faccio la mia parte. È stato lei a far usare il veleno. Non so di cosa stia parlando. Della sostanza tossica che il ladro della valigetta aveva nello stomaco è collassato durante il trasporto in ospedale, avvelenato. Io non c'entro niente. Lei pensa davvero che questo sia il mio stile? Sì, crede che questo mi possa interessare? Till Summer adesso è fuori pericolo, ma lei non la passerà liscia. Mi sta minacciando di nuovo. Inizia ad essere seccante, lo sa? Pensa che io possa credere ad una coincidenza? Mi ritiene tanto stupida? E lei, signora Lance, cosa crede? Che io voglia correre un rischio così grande proprio qui e adesso? Si dia un'occhiata attorno. Till Summer non aveva niente a che fare con il rapimento.
Ecco qui tutto quello che c'era in casa di Summer. Con tanti saluti dalla scientifica. Ottimo. Mi fai capire qualcosa? Sì, un momento. Allora, Mark Wisman andava in giro per la città con 2 milioni di euro e prima di cambiare direzione riceveva una telefonata anonima. Proveniente da un cellulare rubato. Il numero e il cellulare. Era Till Summer che chiamava Wisman. Lo ha fatto girare a vuoto e lo ha rapinato e non è stata una cosa casuale. Till Summer era d'accordo con i rapitori. Così sembra. La squadra ha perso Hartig. Cosa? Sta andando a consegnare i soldi. E lo fa da solo? Sì. Non va bene. È andato via prima del previsto e sta usando un altro cellulare. Grazie, tesoro. Non hai più niente da perdere, Till. Vai al diavolo, Paul. Il suo socio ha cercato di farla fuori. Al momento noi siamo gli unici amici che ha. Io non ho un socio. Maledizione, Till, ti vogliono uccidere. Lei ha scelto con cognizione la sua vittima. Sapeva cosa conteneva la valigetta. No, neanche per sogno. Il mio compito era quello di rubarla a quel tizio e di consegnarla. Questo è tutto. Per 5 bigliettoni. Era l'accordo. L'accordo con chi? Io non conoscevo loro e loro non conoscevano me. Altrimenti non l'avrebbero chiesto a te, vero? Ma è stata una pessima scelta. E invece è stata ottima, Paul. Non sarebbe dovuto sopravvivere. Prima l'hanno sfruttata e ora la stanno gettando via. Si dia una svegliata, signor Summer. È saltato giù dal bus e mi è corso dietro come un soldato dei corpi speciali. Non era questo il piano. Quindi conosceva il piano, sapeva del rapimento. Solo quanto sono riuscito a capire nell'incontro. Vale a dire? Ascoltami, sei nei guai fino al collo. Decidi tu se adesso vuoi sprofondare. Parlavano di un cantiere che si sarebbero liberati della vecchia una volta sistemato tutto. È questo l'uomo che ha parlato con lei? Sì. Lui è il capo. Paul! Paul! Quei due lavorano insieme. Il rapitore deve conoscere la situazione di Hartig. Il suo socio in affari è Klaus Ludwig. Il rapitore deve essere lui. È possibile che Johanna Erlicher sia tenuta prigioniera in un cantiere. Magari quello di Sandling. Già. Ma questo Ludwig ha appena dato dei soldi a Hartig. Di sicuro ci ha guadagnato. Saranno le quote di partecipazione a un grosso appalto. Si tratta di questo. Stefan Hartig, da bravo bambino, sta riportando i soldi al suo simpatico socio. Si vedranno dove è nascosto l'ostaggio. Speriamo. Andiamo, ragazzi. Questo è il cantiere. Dobbiamo cercare un posto senza finestre, insonorizzato, magari una cantina. Io cerco Hartig. Ok, ascoltate. Voi due andate di là. Tu va alle cantine laggiù e noi scendiamo qui sotto. Sono qui! No!
Devi liberare Johanna, è questo il patto. Dov'è? Signora Erlicher! Polizia! Mi scusi, sa dov'è il titolare? È al 15°. E l'ascensore? No, ancora non funziona. Io non mi muovo da qui. Non senza Johanna. Hai capito? Klaus! Vediamo di farla finita. Continuate a cercare. Ti ho insegnato il mestiere per anni. L'hai imparato da me. È vero. Ecco perché so che questo appalto era troppo buono per dividerlo con te. Noi siamo soci. Purtroppo tu complichi tutto. Come l'hai capito? Me l'ha fatto capire la Lance. Il furto della valigetta aveva uno scopo: far fallire la consegna. Dov'è Johanna? Che facciamo adesso? Non ne ho idea. Soldi e anche l'appalto, ecco, sono fuori. Voglio solo Johanna, nient'altro. Tu non molli mai. Ti conosco. Hai ragione. Ho documentato tutto. Tutti i nostri contatti, tutto il nostro lavoro. Non uccidi solo me, uccidi anche te stesso.
credevi che mi sarei fatto prendere in giro? Da te? Pensaci. È un bluff. Signora Erlicher, polizia, sono Jan Trompeter. Andrà tutto bene. Prendi questi soldi e non farti più vedere. E nessuno si farà male. Johanna è morta già da un pezzo. Quindi devo uccidere anche te. Vera, l'abbiamo trovata. Polizia! È ancora viva. Grazie. È finita, Artig. Abbiamo la sua governante che parlerà. Mi serve un momento, per favore. Va bene. Lei lo sa chi è il responsabile del suo rapimento, è vero? Prego. Le è chiaro il motivo? Lei sa tutto, signora Erlicher. Dovremmo parlare di Stefan Artig, di tutti i dettagli e della verità. È un così bravo ragazzo. Ora dobbiamo andare.